Salve da Raffaella Milandri per questa nuova puntata di Nativi Americani e Oggi. Oggi parleremo di un argomento abbastanza dibattuto e comunque molto a cui sono molto sensibili i nativi americani, cioè quello che è la parola squaw. Cioè può capitare, diciamo, negli ultimi anni è molto meno citata, però insomma può capitare che qualcuno, magari pensando di fare un complimento, possa dire, non so, ah, ma sei una fiera squaw, sei una bella squaw, sei un, insomma, no, per dire un complimento di questo genere a una donna, insomma, facendo riferimento a quelle che erano le immagini romantiche di donne native americane con il classico abito, con quello che poteva essere il, non so, le trecce, insomma la classica immagine, insomma, della donna native americana. Però c'è un dubbio che dobbiamo chiarire e oggi ne parleremo. La parola squaw è offensiva? Questo è l'argomento di oggi. Dunque, la parola squaw certamente ha avuto una sua parte nella storia, e facendo una ricerca su quello che è il suo significato, in realtà è considerata offensiva oppure può indicare in inglese una donna nativa americana. E infatti squaw deriverebbe proprio da un termine algonchino che indica la donna in senso generale, questo poi lo vediamo dopo. Fu usato però molto spesso come termine dispregiativo anche per indicare, ad esempio, uno squaw man, termine che va a definire un uomo sposato a un'indiana. E scriveva Briscoe, che era l'agente della riserva indiana Crow nel 1888: un male qui nella riserva è il matrimonio di uomini bianchi con donne Crow. Un uomo bianco che sposa un'indiana è così ignobile e degradato che può commettere qualsiasi crimine. Bisognerebbe cacciare via dalla riserva tutti questi squaw men, tutti questi uomini delle donne indiane. Oggi molti nativi del Nord America in effetti considerano questo termine offensivo, ma non solo, razzista e anche misogino. Nell'ultimo secolo si sono svolte discussioni linguistiche sul fatto che la parola squaw possa significare in alcuni dialetti nativi vagina. Peraltro non sembra che sia la traduzione esatta per questo termine. Quindi, a secondo dello storico con cui si parla o del link che si clicca su una ricerca su Google, ci sono diverse teorie sull'origine di questa parola. La definizione più negativa e forse la più temuta è proprio che squaw si traduca in vagina. E in ogni caso le donne indigene affermano molto chiaramente che il termine squaw è offensivo. La prima versione registrata della parola è stata trovata in un libro intitolato Maud's Relation, A Journey of the Pilgrims at Plymouth, scritto nel 1622. E il termine non era usato in senso dispregiativo allora, parlava della Squaw Sachem o Regina del Massachusetts, in una notazione del 1621. E andiamo a vedere un attimo i dizionari. Quindi, allora, il Merriam-Webster's Online Dictionary definisce il termine come spesso offensivo per indicare una donna indiana americana e solitamente denigratorio, in senso comunque donna, moglie, però in senso denigratorio. L'Urban Dictionary dipinge un quadro diverso, dice che la parola squaw non significa vagina o qualsiasi altra parte del corpo femminile, deriva appunto dalla lingua algonchina e senza S significa femmina, giovane donna.
Secondo alcuni sostenitori, potrebbe del significato, di questo significato, potrebbe derivare dalla parola Mohawk o Ojibwa, che si traduce gentilmente in vagina, ma secondo altri non parrebbe correlata alla parola Ojibwa, che appunto, che invece lo significa. Alcuni affermano che è una parola familiare nella letteratura e nella lingua americana fin dal XVI secolo e quindi che è stata generalmente intesa come una donna indiana o una moglie. Però l'Urban Dictionary non è sicuramente inteso come una fonte autorevole da parte dei nativi. Secondo la dottoressa Marge Brukak, consulente storica a Benaki, la parola invece ecco, significa la totalità dell'essere femminile e la versione algonchina della parola appunto è squa, 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 squa con la K e con la Q. E non si traduce nell'anatomia femminile di una donna. Nel suo articolo Reclaiming the World in the Name of the Ancestors, quindi reclamando la parola Squaw nel nome degli antenati, la dottoressa Brukak ha scritto che la parola è stata interpretata dagli attivisti moderni come un'aggressione calunniosa contro le donne native americane. Ma in realtà, ecco, tipo ad esempio gli Abenaki, quando cantano la canzone della nascita, si rivolgono a Nunquosis, piccola donna bambina. Sebbene i primi riferimenti storici in realtà quindi non vadano a dire che fosse offensivo il significato e supportino in qualche maniera le affermazioni di questa consulente Abenaki, però ci sono diversi, svariati casi letterari e storici in cui la parola è stata usata in modo dispregiativo o sessualmente connotativo. E quindi la Brukak ha scritto: capisco la preoccupazione delle donne indiane che si sentono insultate da questa parola, ma suggerisco rispettosamente di reclamare la nostra lingua piuttosto che lasciare che se ne appropriino gli altri. In ogni caso, per diversi anni dopo l'articolo, la Brukak ha ricevuto minacce di morte per la sua posizione. Pensate quanto possa essere forte, quindi questo argomento, come sia vissuto dai nativi americani, in particolare dalle donne americane. Nel libro del 1892, In Algonquin Maiden, della scrittrice canadese Pauline Johnson, il cui padre era un capo Mohawk, la parola ha proprio un significato sessuale. E cito qui questa piccola parte del suo libro. Povera piccola Wanda non solo non è descritta e non ha una buona reputazione, ma come al solito gli autori le tolgono l'amore, la vita e, ultima e più terribile di tutte, la reputazione. Infatti permettono a una folla di uomini, amici dell'eroe di chiamarla Squaw. È quasi troppo triste quando esistono così tanti pregiudizi contro gli indiani che qualcuno scriva di un'eroina indiana con accuse così clamorose contro la sua virtù. Loretta Lynn ha pubblicato poi invece un album, Your Squaw is on the Warpath, quindi la tua squaw è sul sentiero di guerra, che molti indigeni hanno definito estremamente offensivo e stereotipato, perché proprio quello di squaw effettivamente è uno stereotipo della donna nativa americana. Che ci è venuto anche dai film, dai fumetti, ci è venuto insomma dagli anni passati, insomma questa parola ce la siamo un po' ereditata. In un libro del 73 gli autori Sanders e Peake affermano che la parola Squaw esiste solo nella mente dei non nativi americani
ed è probabilmente una corruzione francese della parola irochese otsisqua, che appunto significa parti sessuali femminili. Diciamo quindi, tra tutti i sostegni negativi, la parola Squaw ha ottenuto la massima affermazione di diffamazione quando Susan Shawn Arjo, un'attivista per i diritti degli indiani d'America Cheyenne, è apparsa all'Oprah Winfrey Show, quindi uno dei maggiori show televisivi americani, e praticamente affermò in diretta che Squaw significava vagina. E quindi e che era assolutamente negativa. Negli anni successivi a questa apparizione all'Oprah Winfrey Show, c'è stato un pullulare di sforzi per rinominare i siti geografici che avevano la parola Squaw contenuta nel nome. Ci sono state delle proteste, sono stati dei movimenti, sono state delle cose proprio per quanto riguarda tipo la Squaw Valley e così via, insomma. E in particolare nel 2008 la US Board on Geographic Names ha rinominato 16 valli, torrenti e altri siti che usavano la parola con la S. Anche se questa parola è accettata anche in un altro modo, cioè in un modo che con un termine che conferisce potere, cioè qui comunque dobbiamo sempre vedere, lo vedremo magari anche in altri casi, come effettivamente, cioè, la parola usata dai bianchi o comunque dagli occidentali o comunque dagli americani bianchi prende un certo significato, mentre il significato della lingua originale nativa, che poi sono centinaia di lingue originali dei nativi americani, ce n'è una, in realtà quando queste parole vengono usate e adottate non in maniera corretta, un altro esempio è il discorso della parola redskin, pelle rossa, dove c'è stato un grandissimo movimento di protesta e così via, perché poi questo nome veniva anche usato in tanti modi. E quindi, insomma, cioè, c'è questa sorta di corruzione del linguaggio nativo originale quando poi viene tradotto e viene diciamo usato da franco-canadesi o inglesi, insomma, diventa molto spesso in realtà un termine dispregiativo e infine un insulto razziale. E quindi, per tornare un attimo al discorso proprio prettamente del linguaggio, insomma, nelle lingue algonchine non esiste in realtà la parola Squaw, ma esiste un morfema, piccola parte di parola, che indica tradizionalmente la totalità dell'essere femminile e non solo la femminile. Quindi l'insulto non sta nel termine originale, ma nel suo uso, come dicevamo prima. Quindi, invece di far sì che il termine venga superato da una costruzione coloniale e armato come un insulto, quello che si vuole in realtà, in maniera più generale, è che venga recuperato il significato originale, che secondo la Brooke, quella di cui parlavamo prima, come parola, appunto, la Squaw in realtà sarebbe un termine di onore e di rispetto nei confronti delle donne. E dice: quando lo sento pronunciare dai nativi nel suo giusto contesto, sento le voci degli antenati. Mi tornano in mente le potenti nonne che
che hanno nutrito il nostro popolo e sfamato gli stranieri, di donne capo orgogliose che si sono opposte a loro, di madri e di capi che si sono opposti a loro e di madri, figli e sorelle che sono qui oggi. In loro onore chiedo che la nostra lingua, le nostre donne e la nostra storia siano trattate con rispetto. Ma comunque il discorso di base è questo, cioè coloro che vogliono che questa parola non venga usata più, e se farete caso comunque su Google, cioè sono sempre meno, soprattutto ad esempio, non so, in articoli recenti degli ultimi anni, ultimo decennio, insomma così, sono sempre meno le occasioni in cui questa parola viene usata, sostengono, cioè chi è contrario sostiene proprio che l'uso degradante è stato ormai troppo lungo e doloroso perché possa mai assumere un significato positivo tra le donne indigene o le comunità indigene nel loro complesso. Quindi, concludendo, la parola SCO è offensiva, razzista, misogina, è considerata tale dalla maggioranza, dalla stragrande maggioranza dei nativi americani, delle donne nativi americane, e quindi non va usato. Grazie.